scatolette di carne e 2 chili di pane e guidati dalle guardie della fabbrica ci avviamo verso Berlino. Camminammo per giorni e giorni attraverso strade secondarie, sentieri, boschi, senza una meta. La sera del 5° giorno di marcia raggiungemmo Berlino. Uno scenario struggente e indimenticabile. La grande metropoli era un rogo ardente. Arrivato nel campo di Luchenbach si trova nella stessa baracca con un ufficiale russo, Costantino Simonov, già da allora corrispondente della Stella Rossa. Si era già avviato al giornalismo e alla letteratura e passava la notte e nei momenti in cui nessuno poteva destarlo o scorgere quello che lui faceva a trascrivere quello che era stato il campo dello sterminio. No, perché adesso col fatto che a me mi hanno vestito così adesso, perché devo mettere la giacchetta prima di nessun pacco. Ma siete belli lo stesso, state! Ti cedo il microfono, è giusto parlare di questo progetto che abbiamo, di cui abbiamo parlato l'anno scorso e che tu poi hai realizzato definitivamente, credo. Sì, grazie Jeffy, abbiamo fatto un trailer l'anno scorso, un accenno, non era ancora, il film era ancora completo con la regia di Enzo Carone e poi siamo riusciti a completarlo a seguire dell'estate e il 27 di gennaio per la giornata della memoria l'abbiamo presentato al Cinema Moderno di Vibo Valentia con una partecipazione massiva, 330 persone. È stato veramente un grande successo e poi abbiamo seguito varie manifestazioni nelle scuole dove chiaramente dovevamo portare il contributo dei giovani, ai giovani per capire quello che era di più. È riscosso tanto successo. Sì, veramente grande, tanto successo. E continuiamo, oltre a quello che io vi ringrazio che abbiamo fatto stasera, il 25 lo presenteremo nel parco del Castello Galluppi di Caria, subito dopo il Film Festival, dove faremo vedere chiaramente tutti i 38 minuti del film. Santa Maria Pugliese e Mario Vallone sono qui con noi. Se venite a trovarci sul palco parliamo un attimo di questo progetto. Vi abbiamo visto protagonisti, avete fatto una cosa importantissima, grazie. Mario dov'è? Non lo trovi. Mario dov'è? Ecco. Ciao, complimenti. Ciao, benvenuta. Mario ci sarà? Sì, sarà. Vabbè. Sei tu? Potrebbe succedere tutto, allora stai lì che non si sa. Stai lì. Allora, il 25 invitiamo tutti. Neppure tu hai bisogno di me. Se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo. Comincio a capire, visto il piccolo principe. Se un fiore credo che mi abbia addomesticato. Allora domani vieni. Amore, ogni volta mi fa le...
Buongiorno, sono Dio e vorrei lanciare un appello per tutta l'umanità. Signori e signori, trovatevi una passione e andatevi appresso fino in fondo. Vabbè, non so credibile come Dio, con sta accento meridionale. Thank you.
puntuale. E cominceranno tutti i giochi domani alle 21.30. Posso dire una cosa che non abbiamo mai detto? 21.30 qui non si paga il biglietto, è gratuito. Ah, sì. Perché qualcuno magari no, pensa perché noi di essere abbiamo scontato, in realtà no, qui è ingresso. No, no, qui paga tutto Bruno Cimino e Antonio Latorre, pagano tutto loro. Quindi non sono molto anche queste. Io ringrazio Cerolacca di averti accosciato così carina. No, adesso questa va avanti alle 23. Mi raccomando, sabato e domenica portate i vostri bimbi alle 21.30 con Sky. 20.30.